Hello, everyone, and welcome to a new video. In today's video, we are going to tackle a new Italian phrase, and this one is particularly useful and very common. Farsi in quattro. To make four, as in four copies of oneself, right? Farsi in quattro. Io mi faccio in quattro. I make four copies of. Myself. Ok, so let's first of all talk about the meaning of this phrase. Cosa significa farsi in quattro? Cosa, qual è il significato? Ma naturalmente in questo caso non abbiamo un significato letterale perché sennò sarebbe un po' strano. È un, anche questo, diciamo, una frase fatta uh, che si sente spesso sempre nell'uso comune questo in modo particolare infatti poco presente in letteratura o comunque in ambiti in ambiti ricercati comunque di fatto ha un significato quindi simbolico eh, farsi in quattro significa impegnarsi a fondo in qualche attività tanto quasi da sdoppiarsi addirittura da eh, diventare diciamo tre oltre se eh, oltre se stessi quindi insomma dividersi in qualche modo per far fronte alle, alle insomma, difficoltà, alle attività e alla mole no? di, di attività. Eh, si può trovare quindi, ripeto, comunemente in ambiti ad esempio di lavoro, no? per cui si è fatto in quattro per eh, fronteggiare le richieste dei clienti, no? per intendere che ha dato tutto se stesso. No? che non ha lasciato nulla di intentato al punto da dividersi addirittura, ecco perché se fosse rimasto in un solo corpo non sarebbe stato abbastanza. Absolutely paramount to understand this phrase because it's used in many different scenarios as it was alluded to just a moment ago. Think about being a student, for example, and having to submit several different exams or maybe a difficult a difficult exam. Farsi in quattro means to put in as much effort as possible. In fact, to divide oneself into four copies to accomplish four different things at once in order to achieve what needs to be achieved. So it's all about effort. This phrase talks about putting in as much effort as possible. And there's always something that people put a lot of effort in in order to achieve what they really are interested in achieving. So, this is it. Io ho segnato due eh, testi che eh, sono comunque eh, molto noti, molto importanti: due fondamenti del Novecento. Uno è Il nome della rosa, in cui, appunto, Umberto Eco, parlando di Azzo, il monaco. Protagonista, coprotagonista, eh, appunto durante la descrizione dice che eh, il giovane è sempre pronto a farsi in quattro per aiutare i suoi superiori, e eh, appunto questa espressione viene usata in questo senso, per cui per dire che la sua dedizione è costante nei confronti della vita monastica, nonostante le difficoltà eh, e le insidie, insomma, che si incontra lungo un cammino di fede. Come il suo. Eh, un altro esempio, eh, sempre di un importante testo novecentesco, è Il Gatto Pardo di, di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, in cui il personaggio, eh, il principe Don Fabrizio, viene descritto come un uomo astuto, acuto, intelligente e colto e pronto a farsi in quattro per la sua famiglia. Quindi, anche in questo senso, eh, per sacrificare in qualche modo le sue. Convinzioni, le sue passioni, eh, ma eh, appunto per sottolineare quindi il suo senso di sacrificio no? e, di, e quindi la sua posizione sociale in qualche modo. Si è fatta in quattro, lei. She went out of her way to achieve something. Si è fatta in quattro per imparare a guidare. To learn how to drive si è fatta in quattro per superare l'esame. So she went out of her way to pass the exam. So, all of these are very realistic examples of where you would find this phrase in real-life conversation. Um, abbiamo ancora qualcosa da dire? Sí, si, volevo solo dire che. Mi sono fatto in quattro per trovare lavoro, ma poi ho scoperto che la posizione era solo per tre persone. <laughs> Mi piace. Okay, so this is, uh, this is a little joke. I invite you to think about this from a grammatical perspective and see if you can uh, understand it and make sense of all the words that make it up. If you also put in a lot of effort to learn something or to achieve something, put it down in the comments and uh, try if you can to do it in Italian. I will see you in the next video. Take care.